Oggi è venerdì 11 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Giugno 1970. A Toluca, in Messico, si gioca la terza partita del girone eliminatorio numero 2 del campionato del mondo di calcio. L'Italia, dopo aver vinto per 1-0 contro la Svezia e aver pareggiato 0-0 con l'Uruguay, affronta la gara decisiva contro Israele. Per ottenere la sicurezza matematica del passaggio del turno, non deve perdere. In tribuna la telecronaca per la RAI è affidata a Nicolò Carosio, il giornalista che è stato il pioniere prima delle radiocronache calcistiche e poi delle cronache televisive, conosciuto per la sua competenza e la sua moderazione. Da anni è lui la voce delle cronache radiotelevisive delle partite della Nazionale Italiana di Calcio. Subito, alcune decisioni della terna arbitrale guidata dall'arbitro brasiliano Antonio de Moraes appaiono tutte sfavorevoli alla formazione italiana. Fuorigioco, punizioni e anche l'annullamento di due gol di Domenghini e di Riva. Carosio sottolinea quelli che appaiono evidenti errori dell'arbitro, soprattutto sul fuorigioco fischiato sul gol di Riva, su segnalazione del signor Seyoun Tarekeny, guardalinee dell'Etiopia. Il telecronista commenta: l'arbitro aveva convalidato il punto e il guardalinee niente convalida, ma siamo proprio sfortunati. In un altro paio di occasioni, riferendosi al guardalinee, Carosio lo indica con la sua nazionalità, l'Etiope. La partita finisce 0-0. L'Italia passa il turno. Il giorno dopo la RAI richiama Carosio in Italia, chiedendogli di abbandonare le telecronache. Era appena arrivata una protesta ufficiale del governo etiope all'Italia. Secondo quella che diventa la motivazione dell'esonero che resterà negli anni a venire a carico di Carosio, si sarebbe rivolta al guardalinee con l'appellativo dispregiativo di negro, secondo alcuni addirittura quello di negraccio. La decisione della RAI di togliere a Carosio il commento radiotelevisivo delle partite dell'Italia è irrevocabile. Viene sostituito seduta stante e definitivamente da Nando Martellini. Nonostante le proteste dei colleghi che riescono solo a farlo restare in Messico per commentare altre partite, e sebbene non abbia mai pronunciato parole offensive come quelle attribuitegli. Nelle registrazioni della telecronaca non c'è nessuna di queste parole. Ma nessuno chiederà mai scusa a Carosio per la sua esclusione, evidentemente frutto di una superficiale ed emotiva interpretazione, che gli impedirà, proprio a lui, che è considerato l'inventore delle teleradiocronache sportive italiane, di terminare la sua carriera raccontando le imprese della nazionale, a cominciare da quella che proprio nel seguito del Mondiale del 1970 è considerata la partita del secolo, la leggendaria semifinale Italia-Germania Ovest, finita 4-3 per gli azzurri, dopo i tempi supplementari pieni di grandi emozioni.